Io sono un ex, sulla mia porta c'è scritto ex preside, però ci potevo scrivere ex restauratore, ex toscano, ex... Ci sono tantissime cose delle quali sono ex. Cioè, se qualcuno bussa alla porta e mi chiede che cosa faccio, cosa faccio? Ascolto. Ascolto, però mi piace molto quando qualcuno entra e pone un problema di una cosa che non ho mai visto. La domanda fatta dagli altri è una cosa che mette in movimento, pone dei problemi, no? Mette in relazione, quindi anche sollecita dubbi e poi fa scattare il meccanismo per cui faccio qualche cosa e non sto lì con le mani in mano, insomma. A Piacenza ci sono finito casualmente e a fare anche il preside, perché io non lo volevo fare, non volevo fare l'insegnante, non volevo, tutto quello che non volevo fare poi mi sono trovato a farlo. Io ho fatto il preside, non il dirigente scolastico, cosa che non mi è mai piaciuto. E poi a un certo punto questa scuola si trovava in questo quartiere era un quartiere interessante. C'era cibo da assumere, c'era cose da fare, c'era da movimentarsi e così è finito, insomma. Lo spazio innanzitutto è uno strumento per incontrarci, per cui devono appropriarsene. Una cosa carina, per esempio, dare le chiavi dello spazio. Io non lo so. Io di casa mia c'erano un sacco di gente le chiavi. All'inizio segnavo a chi le davo, però gli spazi, per esempio lo spazio della Scuola Azzurra o l'altro spazio, vengono gestiti da più persone. E questo io darei volentieri le chiavi anche ad altri. Perché quello è uno spazio comune, uno spazio che mettiamo a disposizione. È la possibilità di usarlo, di sentirlo proprio. E quindi è un punto di coesione, un punto nel quale le persone si trovano. È un luogo di inclusione, di coesione sociale, no? Un piccolo difetto fa amare maggiormente le cose. Io stesso faccio tutte le cose con le mie mani, però le faccio maluccio. Faccio il sedile per stare seduto a tavolo, sbaglio la misura, lo faccio troppo basso, c'ho il tavolo in bocca, oppure... sono molte cose materiali. Anche nel pensare faccio sbagli grossi. Però mi piacciono le cose difettose. Addirittura diventa una mania. Se io vado a comprare degli oggetti, non so, una padella, delle padelle, ce ne sono tante, e ce n'è una con un segnino un pochino storta, finisco col prendere quella, perché penso sempre di riuscire a metterla a posto, no? La padella che è un po' ammaccata, se uno si mette lì col martellino, piano piano, così riesce a metterla a posto. Ho preso qualche cosa che diventa pezzo unico. In fondo l'umanità è fatta tutta di pezzi unici, assolutamente unici, rari e irripetibili. Questo perché lo dicevo ai ragazzi? Perché per esempio quando di fronte agli episodi di bullismo dicevo: guarda, stai attento che tu stai intervenendo su una persona che ha delle preziosità straordinarie dentro, non le vedi? La preziosità tu non la puoi offendere, non la puoi taglieggiare tu cur. Perché non hai capito niente? E allora questo sta proprio nell'unicità dell'uomo, sempre. E cosa ho imparato dai miei allievi? Ho imparato un sacco di cose. Ho imparato, per esempio, la cosa più importante è che potevo avere torto. E questo l'ho imparato molto dagli allievi. Per arrivare a una soluzione, io facevo una serie di passaggi e poi vedevo i ragazzi che facevano un altro. E per lì dicevo: ma che fesseria sta facendo, ma dove crede? E poi invece alla fine arrivavano comunque a una soluzione magari un po' diversa da quella che avevo trovato io e forse più interessante. Non avevo sempre ragione, qualche volta sì, ma spesso no. E comunque la mia ragione non era stabile, era discutibile. Lo sfizio che avrei è l'idea di un
di un laboratorio. Una fabbrica è un luogo pieno di suoni, di odori, di voci. È un posto nel quale si realizza di tutto, nel fare con le mani ci si intende interiormente, no? Perché no? Però tutti insieme. L'utopia è sognare e desiderare qualche cosa, è anche una possibilità, è un'occasione creativa per cui posso raccontare. Adesso devo dire, con l'età sto diventando un po' noioso, anzi molto. Quando si superano i 70 anni si è troppo loquaci, si dice troppo. Io continuamente vado a letto la sera e dico: ho parlato troppo, ma perché non sto un po' zitto? Perché si pensa sempre di avere poco tempo, no? per parlare, per dire, per, cioè l'archivio delle cose, piccole o grandi, che anche le più stupide, è grosso, per cui c'è questo desiderio di dirle e di riceverle le cose, no? Questa fame di vita.